Sicuramente avrai già sentito parlare del canale della Manica che divide la Francia e l'Inghilterra dal mare. Questo canale è noto per molti eventi storici che hanno segnato un grande cambiamento nella storia dell'Europa. In particolare quelli che sono legati alla Francia e al Regno Unito. Ad esempio, questo canale è noto per essere il motivo che salvò l'Inghilterra da un'invasione napoleonica e anche dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pertanto, a causa della grande ricchezza storica che conserva questo luogo, molti lo venerano come un luogo che ha avuto grande importanza nei secoli passati e che probabilmente lo avrà anche in futuro. Oggi vedremo qual è l'origine, la storia e il motivo di questo curioso nome del canale. Per quanto riguarda le caratteristiche principali di questo canale, è noto che ha una lunghezza di 563 km e anche una larghezza di 240 km. Gli scienziati hanno anche determinato che il tratto più breve di questo canale si trova tra la città inglese di Folkestone e Cape Grey in Francia. Nel caso foste interessati ad attraversare un giorno questo bellissimo canale, potrebbe piacervi l'idea di farlo in barca o in barca. Ma a causa di alcuni problemi o inconvenienti che possono esistere con il tempo, siano essi temporali, fulmini, tempeste o qualche evento tragico già registrato in passato, si raccomanda di fare attenzione quando si attraversa questa rotta marittima. Ecco perché l'Eurotunnel è stato costruito nel 1994, con l'obiettivo di attraversare in sicurezza il canale della Manica. Sicuramente avrai già sentito parlare del canale della Manica che divide la Francia e l'Inghilterra dal mare. Questo canale è noto per molti eventi storici che hanno segnato un grande cambiamento nella storia dell'Europa. In particolare quelli che sono legati alla Francia e al Regno Unito. Ad esempio, questo canale è noto per essere il motivo che salvò l'Inghilterra da un'invasione napoleonica e anche dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pertanto, a causa della grande ricchezza storica che conserva questo luogo, molti lo venerano come un luogo che ha avuto grande importanza nei secoli passati e che probabilmente lo avrà anche in futuro. Oggi vedremo qual è l'origine, la storia e il motivo di questo curioso nome del canale. Per quanto riguarda le caratteristiche principali di questo canale, è noto che ha una lunghezza di 563 km e anche una larghezza di 240 km. Gli scienziati hanno anche determinato che il tratto più breve di questo canale si trova tra la città inglese di Folkestone e Cape Grey in Francia. Nel caso foste interessati ad attraversare un giorno questo bellissimo canale, potrebbe piacervi l'idea di farlo in barca o in barca.
ma a causa di alcuni problemi o inconvenienti che possono esistere con il tempo. Siano essi temporali, fulmini, tempeste o qualche evento tragico già registrato in passato, si raccomanda di fare attenzione quando si attraversa questa rotta marittima. Ecco perché l'Eurotunnel è stato costruito nel 1994, con l'obiettivo di attraversare in sicurezza il Canale della Manica. Nonostante sia considerata un'estensione del mare, all'interno del Canale della Manica ci sono quattro isole principali che sono state classificate come storiche a causa di alcuni eventi e luoghi che si possono trovare in ognuna di esse. Ad esempio, l'isola di Jersey è un luogo dove migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si recano per salvare le proprie risorse finanziarie ed economiche perché considerata un paradiso fiscale. Secondo molte persone in questo luogo si possono vedere persone facoltose o persone che passeggiano in yacht, barche a vela o che risiedono in hotel di lusso, allo stesso modo sono tantissimi gli hotel con stanze ostentate ad accogliere queste persone. Sebbene le quattro isole siano più vicine alla Francia che al Regno Unito, sono considerate britanniche per ragioni storiche. Allo stesso tempo, l'isola di Guernsey ha anche la sua fortezza o castello e una bellissima città europea chiamata St. Peter Port. Si distingue per il suo aspetto storico, letterario e artistico, poiché fu qui che lo scrittore francese Victor Hugo fu in esilio per 15 anni. Più precisamente a Outvillers House, fu in quel luogo dove si dice che lo scrittore si ispirò a scrivere molte delle sue opere famose come Les Misérables, I lavoratori del mare, La leggenda dei secoli, tra gli altri gioielli. La famiglia Victor Hugo acquistò il palazzo anni dopo per donarlo al municipio di Parigi in occasione della celebrazione del centenario del romanticismo. Infine, sull'isola di Ouessant, che si trova anche nel Canale della Manica, c'è anche un sorprendente risultato tecnologico, che è il faro più potente di tutta Europa. Il suo obiettivo è guidare tutte le navi che navigano di notte nei mari della Manica, raggiungendo una potenza fino a 60 km di distanza. Thank you.
nonostante sia considerata un'estensione del mare. All'interno del Canale della Manica ci sono quattro isole principali che sono state classificate come storiche a causa di alcuni eventi e luoghi che si possono trovare in ognuna di esse. Ad esempio, l'isola di Jersey è un luogo dove migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si recano per salvare le proprie risorse finanziarie ed economiche perché considerata un paradiso fiscale. Secondo molte persone in questo luogo si possono vedere persone facoltose o persone che passeggiano in yacht, barche a vela o che risiedono in hotel di lusso. Allo stesso modo sono tantissimi gli hotel con stanze ostentate ad accogliere queste persone. Sebbene le quattro isole siano più vicine alla Francia che al Regno Unito, sono considerate britanniche per ragioni storiche. Allo stesso tempo, l'isola di Guernsey ha anche la sua fortezza o castello e una bellissima città europea chiamata Saint Peter Port. Si distingue per il suo aspetto storico, letterario e artistico, poiché fu qui che lo scrittore francese Victor Hugo fu in esilio per 15 anni. Più precisamente a Outvillers-House, fu in quel luogo dove si dice che lo scrittore si ispirò a scrivere molte delle sue opere famose come Les Misérables, I lavoratori del mare, La leggenda dei secoli, tra gli altri gioielli. La famiglia Victor Hugo acquistò il palazzo anni dopo per donarlo al municipio di Parigi in occasione della celebrazione del centenario del romanticismo. Infine, sull'isola di Ouessant, che si trova anche nel Canale della Manica, c'è anche un sorprendente risultato tecnologico, che è il faro più potente di tutta Europa. Il suo obiettivo è guidare tutte le navi che navigano di notte nei mari della Manica, raggiungendo una potenza fino a 60 km di distanza. Alcuni aspetti storici del Canale della Manica sono curiosi, come il fatto che in fondo alla zona marittima è molto facile trovare resti di navi affondate, navi o altri mezzi di trasporto marittimo, sia perché saccheggiati, bombardati o distrutti da navi nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi è possibile continuare a trovare i resti di quelle navi e sottomarini che furono distrutti in quegli anni e ci permette di riflettere su tutti gli eventi accaduti durante questa guerra. Un altro fatto interessante è che la Germania nazista fece costruire il muro atlantico quando controllava quest'area, fungendo da catena di bunker, tunnel e strutture difensive che avevano lo scopo di impedire l'avanzata delle truppe nemiche dal Regno Unito. Attualmente è possibile visitare un museo che raccoglie armi, storie e altri oggetti appartenenti a quel tempo. Molti uomini hanno sognato di battere record e successi nei mari di questa zona e pochi ci sono riusciti. È il caso del capitano inglese Matthew Webb, che a 27 anni è riuscito ad attraversare la Manica dall'Inghilterra alla Francia impiegando 21 ore. Questo è stato raggiunto dopo diversi tentativi di compiere questa impresa. Col passare del tempo, sempre più persone si interessarono a nuotare attraverso il canale, c'era persino un ragazzo di 11 anni che ci riuscì. Quello che mantiene il record attuale nell'attraversamento della Manica è l'americano Chad Andebay, che ha impiegato solo 7 ore e 17 minuti per attraversare i mari di questo luogo storico. Senza dubbio, il Canale della Manica è diventato un sito storico e marittimo che ha avuto grande importanza in molti degli eventi accaduti nella storia europea. Ha anche rappresentato la divisione e l'unione tra due importanti paesi, come la Francia e il Regno Unito. Una zona marittima che riflette anni di storia, commercio e arte da tutta Europa.
Alcuni aspetti storici del Canale della Manica sono curiosi, come il fatto che in fondo alla zona marittima è molto facile trovare resti di navi affondate, navi o altri mezzi di trasporto marittimo, sia perché saccheggiati, bombardati o distrutti da navi nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi è possibile continuare a trovare i resti di quelle navi e sottomarini che furono distrutti in quegli anni e ci permette di riflettere su tutti gli eventi accaduti durante questa guerra. Un altro fatto interessante è che la Germania nazista fece costruire il muro atlantico quando controllava quest'area, fungendo da catena di bunker, tunnel e strutture difensive che avevano lo scopo di impedire l'avanzata delle truppe nemiche dal Regno Unito. Attualmente è possibile visitare un museo che raccoglie armi, storie e altri oggetti appartenenti a quel tempo. Molti uomini hanno sognato di battere record e successi nei mari di questa zona e pochi ci sono riusciti. È il caso del capitano inglese Matthew Webb, che a 27 anni è riuscito ad attraversare la Manica dall'Inghilterra alla Francia impiegando 21 ore. Questo è stato raggiunto dopo diversi tentativi di compiere questa impresa. Col passare del tempo, sempre più persone si interessarono a nuotare attraverso il canale. C'era persino un ragazzo di 11 anni che ci riuscì. Quello che mantiene il record attuale nell'attraversamento della Manica è l'americano Chad Andevay, che ha impiegato solo 7 ore e 17 minuti per attraversare i mari di questo luogo storico. Senza dubbio, il Canale della Manica è diventato un sito storico e marittimo che ha avuto grande importanza in molti degli eventi accaduti nella storia europea. Ha anche rappresentato la divisione e l'unione tra due importanti paesi, come la Francia e il Regno Unito. Una zona marittima che riflette anni di storia, commercio e arte da tutta Europa.